Allora, buonasera a tutti. Questo per la nostra comunità è veramente un momento bellissimo ed emozionante. Chiaramente dal punto di vista religioso l'omelia del nostro caro Don Giuseppe è stata un'omelia veramente bellissima che ci ha creato tanta entusiasmo e anche dal punto di vista religioso soprattutto, no? Io come sindaco posso parlare un attimino dell'aspetto sociale di questo evento di oggi. L'aspetto sociale che ci riguarda un po' tutti è che ci ha portato nel corso di questi mesi a lavorare affinché potesse arrivare questo momento, il restauro della nostra statua che era stata abbandonata. Io voglio toccare questa cosa perché la voglio collegare anche ad altri aspetti che ci riguardano e che noi alcune volte trascuriamo. Quindi non tocco l'aspetto religioso, ma l'aspetto, e nemmeno quindi della fede in genere, ma l'aspetto sociale e civile in questa occasione. Noi obiettivamente tante volte come comunità trascuriamo la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra cultura, le nostre bellezze naturali, le nostre opere, quelle opere che ci hanno lavorato i nostri antenati, platanesi che i nostri avi, e che quindi abbiamo in un certo modo abbandonato. Noi avevamo un debito morale, non solo dal punto di vista della fede dei cristiani, ma anche dal punto di vista, un debito morale nei confronti dei nostri antenati che avevano realizzato quest'opera e noi l'avevamo maltrattata e abbandonata in un cantuccio. È successo con la statua della Madonna, succede ogni giorno con tante opere che noi abbandoniamo o roviniamo con le nostre mani. Allora l'invito di oggi, in questa occasione, che diciamo ci vede qui riuniti per un restauro di un qualcosa che a noi ci accomuna e che ci rende in un certo modo partecipi in questa occasione bellissima, ci deve far riflettere a cercare da cittadini di non sciupare le cose che quelli prima di noi, le amministrazioni, la Chiesa costruiscono, le opere che vengono depreziate. Allora, questo è il messaggio che mi sento dire oggi, da dare oggi in questa occasione. Ringrazio il presidente della Proloco, Don Claudio e Don Giuseppe, che sono stati quelli i promotori che ci hanno fatto raggiungere questo risultato. Li ringrazio perché naturalmente ringrazio i cittadini che hanno contribuito affinché si potesse realizzare questa opera. Che ci deve in un certo modo far rivivere dei momenti del passato che tante volte ormai trascuriamo perché siamo presi da altre cose. Quindi la statua, Paolo, non so a quale anno risale questa statua. Quando? Quindi è un qualcosa che veramente per noi è una colpa averla trascurata. Naturalmente l'invito mio di oggi è quello di vedere come creare le occasioni per riprendere anche altre opere che sono trascurate, non solo quelle religiose, ma anche quelle che ci accomunano come comunità. Penso alla Chiesa dell'Immacolata, chiaramente le risorse finanziarie non bastano mai, non. Però obiettivamente lasciare la Chiesa dell'Immacolata a quelle condizioni mi sembra veramente qualcosa di che ci fa, non ci fa certamente onore. Allora, vediamo se magari, io la lancio qua, però chiaramente voi potete pensare a qualche altra cosa e ben venga. Vediamo se riusciamo insieme come comunità, amministrazione comunale, cittadini, a realizzare qualche altro risultato per la nostra collettività. E questo è il messaggio che mi sentivo di dire oggi e quello soprattutto poi di ringraziare comunque chi ha contribuito economicamente per la realizzazione di quest'opera. Grazie Presidente Nicolazzo, grazie Don Claudio e Don Giuseppe. Buonasera. Permettetemi innanzitutto di ringraziare Don Claudio, Don Giuseppe, il Sindaco Michele Rizzo, gli amministratori presenti e naturalmente tutti voi per la partecipazione a questa significativa iniziativa di oggi.
Il patrimonio artistico italiano, formatosi lungo secoli di storia, non è costituito solo dai capolavori che sono esposti nei maggiori musei, ma anche dalle innumerevoli opere custodite nei centri minori, opere la cui fragile bellezza è spesso minacciata dai danni causati dallo scorrere del tempo, dall'incuria e dalla carenza delle risorse finanziarie necessarie per la loro conservazione e valorizzazione. Per ovviare al rischio di perdite inestimabili, la Proloco Platania ha investito competenze ed energie attraverso il progetto Salviamo l'anima di Platania, destinato alla difesa di alcuni nostri beni artistici. Un impegno condotto in sinergia con le istituzioni pubbliche e i privati, che conferma ulteriormente l'importanza che da sempre la nostra associazione attribuisce al territorio, attenta a preservare e promuovere le sue peculiarità artistiche, culturali e paesaggistiche, che sono tracce preziose della nostra storia e cultura. Un patrimonio questo che per essere tramandato ai nostri figli necessita innanzitutto di essere compreso nelle sue molteplici valenze. Non è stata un'impresa semplice, ma grazie all'aiuto di tutti voi e delle istituzioni che hanno voluto contribuire all'iniziativa, abbiamo raggiunto un obiettivo straordinario, e cioè quello di rivedere tra di noi la bella immagine dell'Immacolata. Questo risultato testimonia ancora una volta che l'unione e la coesione verso un obiettivo comune portano a risultati sorprendenti. Un pensiero vorrei rivolgerlo oggi anche a quei platanesi che oltre 200 anni fa costruirono la Chiesa dell'Immacolata e che oggi, dovunque essi si trovino, saranno sicuramente contenti di vedere nuovamente riportata ai vecchi splendori la statua della Vergine che venne posta nell'omonima chiesa. Purtroppo, dopo aver raggiunto questo primo risultato, non siamo riusciti, per mille ragioni, ad intercettare il consenso e la disponibilità economica dei platanesi e portare a termine gli altri obiettivi che ci eravamo prefissati. Infatti c'erano ulteriori progetti, come quello di restaurare i libri dell'anagrafe ecclesiastica risalenti al 1706, alla nascita della chiesa di San Michele Arcangelo, salvati dall'incuria grazie al lavoro del professor Benito Paola e di alcuni ragazzi del servizio civile dello scorso anno, Annalisa Civino, Brunella Torchia e Emily Butera. E poi c'era anche il progetto di realizzare un museo dell'arte sacra presso il parco letterario Felice Mastroianni. Purtroppo questi due progetti non avranno seguito, proprio per mancanza di risorse economiche, malgrado come Proloco avevamo già investito qualche nostra risorsa. Prima di concludere questo mio intervento vorrei sentitamente ringraziare le associazioni, i gruppi, i volontari e tutti i platanesi, vicini e lontani, che hanno contribuito economicamente alla realizzazione delle operazioni di restauro. Ognuno ha contribuito secondo la propria disponibilità e volontà. C'è chi ha voluto donare perché è desideroso di condividere parte della sua fortuna e competenza professionale conquistata in terre lontane. Chi invece ha aiutato in ricordo di un proprio caro scomparso. Chi invece ha concorso per devozione. Chi invece ha partecipato sollecitato da amici e parenti. E chi ha collaborato per altre mille ragioni. Vorrei ringraziare anche quanti non hanno voluto contribuire, con la speranza che la bellezza di questa sacra immagine possa far comprendere l'inutilità di un insensato antagonismo di stampo paesano. C'è bisogno di andare contro questa cultura della superficialità e porre invece l'attenzione sulla conservazione e sulla valorizzazione del nostro patrimonio materiale e immateriale. Prima di concludere, vorrei citare il nostro poeta Felice Mastroianni, leggendovi due righe di una delle sue prose più ispirate. Ogni paese del mondo può essere un paese d'uomini sempre vivi, ma a due condizioni: che, come nel mio, su ogni culla che dondola e su ogni bara si ripieghi, in sorriso e in pianto, il volto di tutti, il cuore di tutti. Spero che questa occasione d'incontro possa offrire nuovi stimoli e rinnovati spunti di riflessione per Platania, dotata sicuramente di uomini animati da energia morale e capaci di guardare con fiducia e concretezza al futuro. Concludo augurandomi di ritornare veramente ad essere il paese degli uomini sempre vivi e che il nostro cuore e la nostra mente si ripieghino per un nuovo impegno sociale e civile, ritrovando quella serenità necessaria per impegnarci sempre più alacremente per il bene comune del nostro paese e delle nuove generazioni. Grazie di nuovo.
obbedisco, cercando di esprimere qualche mio pensiero, qualche ricordo, qualche emozione che ho provato stasera nel momento in cui veniva svelata la statua. E i miei ricordi risalgono ai tempi della mia fanciullezza, quando ancora la Chiesa dell'Immacolata era aperta, era bella, piccola ma bella. C'era un ambone bellissimo, con una volta azzurra tutta tempestata di stelle, e c'era una nicchia. In questa nicchia c'era la statua della Madonna che troneggiava, era bella. In mezzo alle mani avevo un globo, che rappresentava il mondo. Poi con il passare degli anni questo globo si è perso. Ed era una chiesa alla quale i platanesi erano molto legati. Difatti la novena dell'Immacolata si svolgeva lì sopra. E ricordo che era pienissima. La novena si faceva la mattina. Vi prego di scusarmi se sono un po' emozionato, perché non ero minimamente preparato. E si faceva la mattina presto, si andava al buio, c'era la messa e la chiesa era piena. E poi ognuno andava a svolgere i suoi compiti, chi andava in campagna, chi andava alla scuola, insomma ognuno svolgeva le sue attività. Poi il giorno della festa c'era tutto platania. Ricordo una volta che io sono andato con mio padre e la chiesa era talmente piena che io con mio padre ci trovavamo dove era la fontana. Figuratevi quanta gente c'era. E poi c'era la processione. Poi col passare, questa chiesa era molto cara alla famiglia dei Perri. Difatti, durante tutto l'anno loro conservavano gli angioletti che sono ai piedi della Madonna. E poi, quando iniziava la novena, le figlie del dottore portavano questi angioletti e venivano posti al posto in cui sono oggi. E poi alla fine della festa li riprendevano. E così è andato avanti fino a quando la chiesa ha incominciato a subire dei danni al tetto, alle pareti, per cui si è reso necessario svuotarla, togliere tutto quello che c'era, i mobili, i banchi, le statue. San Giuseppe era l'Immacolata, l'Addolorata era l'Immacolata e sono state portate in questa chiesa. Unica cosa che non è stata mossa dall'Immacolata è stata questa statua. E più tempo passava e più la chiesa si deteriorava, le pareti si scrostavano. Un giorno andammo in questa chiesa con Don Pietro ed era uno spettacolo veramente brutto, perché c'erano tutte le pareti rovinate, tutto. L'unica parte che resisteva era l'ambone, con al centro questa statua. Ricordo che gli dicemmo a Don Pietro: ma perché non togliamo pure la statua? Lui non volle, ha detto: no, la Madonna deve restare al suo posto, ci penserà lei, e non la volle togliere, fino a quando poi non fu proprio costretto a toglierla. Una volta che l'ha tolta, si è reso lui insieme ad altri, che era molto deteriorata, e fu portata a Lamezia per un primo restauro. L'hanno restaurata a Lamezia e fecero un bel restauro e poi la riportarono da Lamezia e si fece una bella festa. Ricordo che andammo tutta ad aspettarla alla Risa. Arrivò su un furgone, e con dentro diversi uomini di platania che la tenevano ferma. E fra questi l'unica persona che io ricordo era Armando Di Cello, era su questo furgone. E poi fu accolta in chiesa
è sistemata nella cappellina qui a fianco. Poi sono subentrate le tarme che hanno fatto danni su danni, per cui si è resa necessaria un'ulteriore opera di restauro, alla quale ha dato il via Don Claudio, Don Giuseppe, la Pro Loco, che si sono impegnati tantissimo, e insieme a loro tanti altri che hanno collaborato, i platanesi nel mondo, e ogni famiglia singolarmente per quanto ha potuto ha partecipato. Ed è stato bello riportare alla bellezza originaria questa statua, perché questa statua è qualcosa che ci richiama alle nostre origini. Io, guardando questa statua stasera, vedevo tutti i nostri antenati davanti a quella chiesa, in quella chiesa dell'Immacolata, che amavano questa statua, amavano l'Immacolata. Per loro la chiesa dell'Immacolata era qualcosa di particolare, e fare perdere tutta questa devozione che i platanesi avevano verso l'Immacolata sarebbe stato veramente un peccato. Ora un primo passo è stato fatto il tetto, è stato fatto il restauro della Madonna, e lei certamente, come diceva Don Pietro, lei certamente aprirà le vie, e piano piano sono sicuro che ritornerà al suo posto. Preghiamo perché lei vegli su ciascuno di noi, sui nostri familiari vicini e lontani, sulle persone ammalate, su quelli che hanno bisogno non solo fisicamente ma anche spiritualmente, e ci protegga sempre. Grazie a tutti.